Nuovissimo duello in real life di Yu-Gi-Oh! Tra il deck Drago Bianco e il deck Dinosauro. Buona visione! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! Tra il deck Drago Bianco e il deck Dinosauro. Nel 2020 riportiamo questo duello che è tra i due mazzi che hanno avuto più successo in questo canale. Come sapete, il video con più visualizzazioni su questo canale è un duello tra questi due deck contro capo. Non andatelo a vedere perché probabilmente l'avrete già visto tutti voi che state guardando questo video l'avrete visto. Eravamo piccoli, non sapevamo ancora bene come giocare, tutte le regole non le sapevamo, quindi abbiamo fatto un sacco di errori. Quindi è comunque un video, un bel ricordo che tengo lì, però non è un video fatto a regola d'arte. Vedetelo più come un gioco tra amici, così, senza tener molto conto di tutte le regole, anche perché non le sapevamo tutte. Abbiamo fatto qualche errore, piccolo errore. Drago Bianco contro deck Dinosauro. Vediamo un po', sarà difficile perché il deck Drago Bianco è molto vecchio e molto più scarso, però ci proverò. Quando lei evoca Tirannosauro finale conduttore non c'è più possibilità di fare quasi niente. L'unica cosa è avere una buona mano per me e per Vai, lanciamo, io spero di riuscire a vincere per scegliere se iniziare o meno. Dai, per favore. Uno, sì, inizio io. Ok, va bene. Stonks, tanto avrebbe scelto anche lei, probabilmente, che mi avrebbe fatto iniziare. Sì. Perché devo iniziare io, se ho una buona mano sono contento. Oh, allora, poteva andare meglio, poteva andare decisamente meglio. Allora, posso fare un bel trick. Sì, posso fare una bella mossa, perché se evoco Fanciulla, scarto Saggio con gli occhi di blu, che è un mostro tuner di livello 1, posso scartare Saggio con gli occhi blu, distruggere un mostro con effetto che controllo, evocare specialmente un mostro occhi blu dal mio deck. E dal mio deck evoco Drago Bianco occhi blu. Il primo turno così. Alza pure, faccio uno per uno, scarto una carta, evoco specialmente un mostro tuner, un mostro di livello 1 dice, io comunque ne prenderò uno tuner. Evoco specialmente un mostro tuner, un mostro di livello 1, che è la pietra bianca della leggenda. Non mescolare perché tanto devo fare altre robe. Dato che non posso attaccare, evoco subito Drago Argento Occhi Azzurri con loro due. Dato che la pietra bianca è finita al cimitero, quando questa carta viene mandata al cimitero aggiungi un Drago Bianco Occhi Blu dal tuo deck alla tua mano. Quindi aggiungo un Drago Bianco Occhi Blu dal mio deck alla mia mano, mescoliamo. Ho iniziato abbastanza bene, non pensavo di riuscire a fare questa roba qua. La mia non è un'ottima mano, quindi ma tanto il tuo deck è decisamente più forte. Baratto, scarto un mostro di livello 8 e pesco due carte. Onesto. Finisci, no, passo. No. Pesco. Ok, bell'inizio. Mondo perduto. Subito, un problema serio. Fammi leggere il suo effetto. Non puoi scegliere, quando viene evocato, non puoi scegliere come bersaglio i mostri di tipo drago fino alla fine di questo turno. Ma tu te adesso evochi subito. Con gli effetti delle carte non possono essere distrutti. Poi nel turno dopo, nei miei turni, in ogni mia standby phase, posso evocare un mostro. Mi sembra normale, drago. Puoi scegliere come bersaglio un mostro normale nel tuo cimitero. Evoca specialmente quel bersaglio. Ok, coniglio da soccorso. Lo bandisci, cos'è che faceva? Due mostri normali. E dove li manda? Li evoca. Ah, ok, quelli distrugge nell'end phase, giusto. Sì. 2005 di difesa e 2000 d'attacco, quindi. Due okay. Megalo distruttore. Va bene. Verranno distrutti. Tanto poi evocherai. Hai già il dinosauro. Eh no, una brutta mano questo problema. Poi, cosa fai? Ah, vengono uno. Due segnali. Due, tre. No, è bestia quello lì, quindi no. Due, però. Coniglio sembra il dinosauro. Coniglio. Sì, proprio un dinosauro sembra quello. Passo, si distruggono, ma prima c'è l'effetto di mondo perduto che mi sono ricordata solo adesso. Cioè? Una volta per turno, se uno o più mostri normali sul terreno stanno per essere distrutti in battaglia dall'effetto di una carta. Sì. Puoi invece distruggere quel numero di mostri tipo dinosauro nella tua mano e o deck. Quindi sono due. Ah, ok. Nella mano o deck, interessante. Sì. E faccio... E distruggo questi due. Ok. E dato che è ancora il mio turno. No, non è No, è passato. Non si distruggono però. Pesco. Però prima di fare qualsiasi cosa, l'effetto di Drago Argento evoca lui. Almeno subisco poi. Meno. Poi vabbè. Quello. Allora, sì, posso fare così. Allora, no, aspetta un attimo, scusa, ho letto la carta sbagliata. C'è ancora mondo perduto. Sì, lui ha 2005 d'attacco e lui ha 2000, è quello il problema. Evoco Fanciulla con gli occhi di blu. Con lui, 2005, attacco lui. Sul terreno stanno per essere distrutti in battaglia dall'effetto di una carta. Poi invece distrugge quel numero di mostri di tipo dinosauro nella tua mano e o deck. Non ci ho pensato. Mistosauro. Però subisci danno. Danno sì, mi sa di sì. Subisci 500. È solo che non vengono distrutti però. Subisci 500, sei sì, a 7500. L'importante è che sono qua. Almeno subisci danno. Sì, va bene. Ok, Mind Phase 2, evoco lui. Adesso tutti i mostri drago non possono essere scelti come bersaglio dagli effetti delle carte e non possono essere distrutti dagli effetti delle carte. Solita storia. E passo. Pesco. Posiziono una carta coperta. Bandisci. Ok. Questo è un problema. Attacca tutti quelli in difesa.
Attacco tutti. All'inizio del damage step, se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa, puoi infliggere 1000 danni al tuo avversario. Se lo fai, manda al cimitero quel mostro in posizione di difesa. È un effetto che li distrugge, quindi non possono essere distrutti. Quindi subisco 4000, però non vengono distrutti. Così mi ha inflitto 4000 danni. Però non possono essere distrutti perché l'ho evocato. E dice che non possono essere distrutti dagli effetti delle carte, perché questo non è un attacco. Dice l'effetto distruggerli. Poi se ho sbagliato fatemi sapere nei commenti. Però sì, sì. Scusate. Passo e faccio subito il fine della sopravvivenza. Distruggi tanti mostri normali sul terreno quanti possibile. E se lo fai evoca specialmente dal tuo deck mostri di tipo dinosauro di livello 4 inferiore fino al numero di mostri distrutti, ma distruggili durante l'end phase. Evochi due mostri di livello 4 inferiore di dinosauro, ma distruggi durante l'end phase. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere come avversario un mostro di tipo dinosauro che controlli. E una carta controllata dal tuo avversario, distruggile, vabbè questo. Ed evoco. Per loro due evoco i due draghi bianchi dal cimitero. Te adesso si attiva il suo effetto, che ripetilo un attimo velocemente, che prendo un mostro tipo dinosauro dal deck alla mano oppure mando al cimitero. Ok, quindi comunque loro due evocano loro due nella standby sì. phase. Taglia. Allora devo fare, così non ti faccio niente di danni. No, c'è un'ora. Voglio leggere un attimo lui. Allora io sto per fare una cosa perché mi serve. Allora direi che attacco. Faccio il suo effetto. Cosa? Aspetta, che cos'è? Mind phase? No, battle phase. Cioè non è neanche so, per iniziare la battle phase. Prima della battle phase c'era mind sì, phase. Okay. Dipende da quello che vuoi fare, non una so. Una volta per turno durante la mind phase di qualsiasi giocatore puoi distruggere un mostro nella tua mano o terreno. E se lo fai metti coperti in posizione di difesa tutti i mostri scoperti controllati dal tuo avversario. Mando lui. Va bene. E c'è il suo effetto. Se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta mandata al cimitero, evoca specialmente un mostro tipo dinosauro di livello 4 inferiore al tuo deck. Ok, intanto li metto tutti coperti. Esatto. Devi essere Salus. Appena finisce la turn phase questo viene distrutto. Sì. Mi sa proprio che ho perso. Ho perso. Pazienza. Facciamone subito un altro che ci sta in questo duello, questo video. E la vince così. È scarso in confronto al tuo, il mio deck. Io non posso contrastare i mostri forti con tanto attacco. Alza il mazzo. Ultimo duello. Due. Dai, inizi tu. Reliquiario del drago. Mando okay. due mostri al deck al cimitero. Un mostro, se è normale ne mando un altro. In questo caso mando due draghi bianchi. Cioè io con questo deck riesco a evocare drago argento subito, però poi non posso far molto altro. Uno per uno. Scarto una carta e evoco specialmente un mostro di livello 1 dal mio deck. Evoco specialmente fanciulla e per pietra bianca prendo in mano drago bianco dal deck alla mano. Alza pure. Non ho ancora evocato normalmente. Evoco normalmente fanciulla. Ritorno dei signori dei draghi. Rievoco specialmente drago bianco occhi blu dal mio cimitero. Dato che non posso attaccare, sincronizzo. Evoco drago argento occhi azzurri. E passo. I mostri drago che controllo non possono essere scelti come bersaglio né distrutti dagli effetti delle carte. Ho passato. Best. Fino alla fine di questo turno. Attivo subito Pot of Extravagance. Ok, bandisce 6 carte dal deck, dall'extra deck, e ne pesca 2. Facciamo finta che ne abbia 15 a caso. Anche perché in realtà lei non ne ha, se no dovrebbe bandirne casualmente. Sono solo segnamostri quelli. Attivo Mondo Perduto, una carta coperta. Evoco normalmente Oviraptor Mangiant'anima. Adesso vorrei solo una carta che devo pescare, solo una ne chiedo. Alla mano. Cioè gira sto mazzo, poi però non riesco a mantenere. Attacco lei e faccio dissimulatore, direi. Puoi farlo prima dissimulatore. Dissimulatore e poi l'attacco. Subisco 1800. 6200 sono. Passo. Pesco. Faccio. Allora. Trio Jama. Tre carte a caso. Se gli offro come tributo. Non puoi offrire come 300. Non li puoi offrire come tributo per un'evocazione tramite tributo. Se vengono distrutti, sì, subisci sì, 300. Sì. Ma standby phase evoco lui specialmente dal cimitero. Io dico standby phase perché le trappole lei le può attivare anche nella draw phase. Nel mio turno, non per forza nella main phase. Evoco il drago bianco che ha 2005 perché perde 500. Allora, giro in attacco. Attacco 2005 lui, subisci 700. Sei a 7300, meno 2000, 5300 e io 6200. Passo. Pesco. Lui ha 2000 d'attacco, lui 2005 per la terreno. Ok, faccio subito Pot of Extravagance. Sì, ne bandisce altre 6, gli rimangono 3 carte nell'extra. Pesca 2 carte. Scavi fossili. Cosa fa? Un mostro di livello 6 inferiore dal deck. Mistosauro. Tanto non puoi più evocare nessuno qua. Lo mando al cimitero. E lo posso mandare al cimitero della mano. I mostri dinosauro sono immuni dagli effetti delle carte. Posiziono una carta coperta. Evoco specialmente tirannosauro finale conduttore. Bandendo Oviraptor. Poi c'è l'altro effetto che tanto ormai non serve. Bandisci, ok. E se evoco lui specialmente, evoco normalmente Shabulosaurus. Okay. Posiziono una carta coperta. Attacco tutti. Quindi cosa fai? Attacco tutti i mostri. Ok. Tutti. E ho perso allora. Anche perché questi tornano. Benissimo. 300 meno, perso. Vabbè. Come avete visto, non è più un mazzo competitivo, ma neanche non lo è mai stato. Comunque, questo è un mazzo neanche. Sempre per giocare.
così per divertirsi, però volevo tornare ai vecchi tempi in cui usavo il deck drago bianco. Avevo anche una brutta mano. E mi divertivo un sacco. Magari metterò qualche carta per renderlo un pochino migliore. E va bene, grazie a tutti per la visione. Per questo video è tutto. Ciao a tutti. Ciao.